quella. Aspetta. Se vuoi difenderti, prendi questa. Giorgia, non c'è un'invasione di cavallette? Forse di là c'è un ladro. Sì, ma a te piacerebbe che qualcuno ti prendesse ammazzata in testa? Ma io non sono il ladro. Provo a metterti nei suoi panni, però. Ricordati che se un uomo entra in casa per rubare, probabilmente c'è qualche problema. Magari ha una famiglia, un figlio da mantenere. E tu vuoi prendere ammazzate? Uno che lavora per suo figlio. Giorgia, tu non stai bene. Io adesso vado di là e lo prendo a mensilate. Se trovo un quotidiano, gli do una quotidianata qua. Allora vado. Okay. Questa la porto per ricordo. Magari questo lo ha letto, capito? Io non ce la faccio più. Giorgia! Giorgia, non ce la faccio più, Giorgia! Io non volevo fare free climbing. Giorgia! Giorgia, non ce la faccio più, non mi sento più le mani, non mi sento più le braccia, non mi sento più i muscoli. Giorgia! Giorgia, ho lasciato tutto i trovatelli di San Nicola, Giorgia! Emilio, la pianti di far così, no? Ti stanno ridendo dietro tutti quanti. Scendi. Se mi slogo una caviglia? Scendi. Ah. Cretino. Andiamo. Naso, eccomi. Hai fatto la spesa? Sì, anche perché oggi ho deciso di cucinare io. Allora speranze per il bar in Serie A. Non farlo spiritoso, dai. E poi scusa, mi hai insegnato tu, no? Che cucinare è un'arte, che bisogna prepararsi. Esatto. E io ero andata a iscrivermi a un corso di cucina. Mm-hmm. Poi mi hanno fatto due domande e mi hanno mandato invece al corso di ceramica accanto. Vabbè, ma che cattiveria, amore! E allora la faccia del corso di cucina, mi sono comprata un libro di ricette e me lo sono studiata tutto. Brava! Sì. Così si fa. Spirito di iniziativa e fantasia. Che prepari stasera? Anatra all'arancia. Iniziamo un piatto semplice. Sì. Allora, prima di tutto ho comprato vino bianco. Mm-hmm. Ce ne va un bicchiere abbondante. Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, ma che tipo di vino? Rigorosamente prosecco. Amore, tu mi stupisci. Aspetta. Poi, arance. Bisogna grattugiare con un coltellino la parte gialla e poi tenerlo da parte. Davvero non so che dire. Altre due arance bisogna spremere il succo e poi aggiungerlo a fine cottura. Fantastico. Sì. E poi olio extravergine d'oliva. Mm-hmm. Mm-hmm. 2, 3, massimo 4 cucchiaini. Perfetto. Mm. Poi un po' di sale, cose varie, così. Tra l'altro, la cosa bella, che forse non tutti sanno, che questa ricetta dell'anatra all'arancia l'ha inventata Caterina de' Medici, quindi non è francese come tutti credono. Ed è una cosa molto molto interessante, perché alla fine scopri che cosa c'è. Amore, c'è un problema. Cosa? Quale? L'anatra. Per fare l'anatra all'arancia, forse ci vuole l'anatra. È dura senza. Tieni qua un attimo, amore. Tienilo là. Salve! Sì, buonasera. Chiamo per il corso di ceramica. Non è che c'è ancora un posto. Grazie, sì, nome Giorgia. Sì, grazie. Arrivederci. Salve. Due spaghetti. Sì, fai tu. Aglio olio? Sì. Emilio! Ma dove ti sei cacciato? Emilio, ieri ho pagato le bollette con i soldini tutti miei. 150 euro. E oggi mi servirebbero 200 euro. Ti ricordi le tende di cui ti ho parlato? E poi volevo sapere, ti ricordi il vestitino quello? Quello bello che ti ho fatto vedere? Ecco. Ma Emilio! Emilio! Ma sei già uscito? Emilio, la porta di casa è chiusa dall'interno, quindi lo so che sei in casa. Non fare lo stupido, Emilio! Dai, i vestiti me lo tengono solo per stamattina, poi lo vendo.
Emilia, non è per caso che non... Ti posso spiegare? Volevo battere il record di apnea in vasca rossa. Che triste che sei. Triste! Dai, vieni vicino così almeno chiacchieriamo anche un po'. Dai, ci sei? Un momento. Dai, metti il piede là. Bravo, bravo, bravo naso. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi prude la spalla. Sì. Mi gratti. Sali, Giorgia, sali. No, mi prude la spalla, ti prego. Dai, non posso lasciarmi, sennò cado. Beh, cado pure io, non posso cadere. Ma dai che non cadi. È qua la spalla. E ce l'hai qua, quindi ci metti un secondo. E ti prego. Dai, 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 che prude, prude. Ah, sì. Aspetta, ancora un po', ancora un po'. Non va. Ancora un attimino, un po' più giù. Non va. Un po' più giù. Dai, Emilio. È naso da sì. Ancora un po', ancora un po'. Dai. Dai, dai. Lì sotto, ecco, sì. No, Emilio, lasciami, molla, cadi, buttati. Uno di due si deve pure salvare, mollami. Quante storie. Se non volevi grattarmi potevi dirlo però, Cos'è che leggi? Un libro, è un'indagine sociale sulle condizioni dei paesi dell'est dopo la caduta del muro di Berlino. Mamma mia, che porta. Deve essere interessante. E invece tu cosa leggi? Automondo? 4x4? A parte che è tutto auto. Perché secondo te a me non potrebbe interessare un libro come quello che leggi tu? Ma un libro sulla povertà, un venditore. Ma guarda che io sono un grande appassionato di povertà. Io amo la povertà. Dai qua. Guarda. Guarda in che mondo viviamo. Guarda quei bambini. Oddio. Oddio, oddio. Ma guarda. Visto. Ma guarda queste macchine in che condizioni sono. Macchina. Ma non c'è neanche una carrozzeria nei paesi dell'est. Ma che cosa stai dicendo, Emilio? Ma stai scherzando? Ma guarda, guarda questa macchina. Togli il bambino che sta davanti. Guarda il parapanco. Oddio. Non si può tutto arrugginito. Emilio! Non posso continuare a guardare. Ma scherzavo. Ma sei scemo. Ma guarda che faccia che hai fatto. Sei un mostro. Sto con un mostro. Ridammi il lì. Ridammi il lì. Isola, la tua colazione è pronta. Buongiorno, naso. Come stai? Che bene, fame, che fame! Buono il pandoro, poi con lo zucchero a velo sopra, buono! Ah, ecco, lo zucchero a velo, questo avevo dimenticato di mettere. Lo metti tu? Scusa, se questo non è zucchero a velo, che cos'è allora? Che schifo! Ma che schifo! Amore! Rispondi tu, sto decidendo dove attaccare un quadro. No, Nasa, rispondi tu, sono in ritardo, mi sto ancora vestendo. Amore, dai, c'ho tutte e due le mani impegnate. No, ma rispondi tu, ti prego. Anzi, se è Marica, dille che la richiamo più tardi, grazie. Anzi, allora, se è Laura, dille che ci vediamo alle 6 a casa di Marica, grazie. Se è mia madre, dille che sono già uscita, altrimenti mi tieni al telefono un'ora, grazie. Se è Leonora, dille invece che la richiamo più tardi quando mi finisco di vestire, grazie. Pronto? Sì? Certamente. Glielo passo subito. È per te. Pronto? Sì? Domani alle 11 all'autosalone, senz'altro. Arrivederla. Arrivederla. Amore, quando dico di rispondere, la prossima volta rispondi tu. Grazie.
Ecco qua. Grazie. Tisi, come sei bella. Grazie, Naso. Amore, questo è per te. Un regalo? Amore. Ma tu lo sai che mi piacciono da morire i regali a sorpresa. Cos'è? Cioè, apri, apri, apri. Guarda che bello. È delicato. Provali, provali, provali. Ma gli occhiali di altro giorno ti devi fare impazzire, bellissimi. Li ho visti, ho pensato subito a te, ti stanno benissimo. Ma come hai fatto a pensare a me? Pupi, ma è meraviglioso. Sei bellissimo. Domani in concessionaria. Comunque, Naso, non prendertela, io ti voglio un sacco di bene. Però resta il fatto che una donna capisce un uomo molto di più di quanto un uomo possa capire una donna. Secondo me io le donne le capisco benissimo. Scusa, come farei a vendere tutte le automobili che vendo se non le capissi? E non sei tu che capisci le donne. Sono donne che non capiscono una mazza di automobili. Certo. Tu non è che le capisci, tu le freghi. Ah, io frego le donne? Sì, tempo. Carina, guarda, per tua informazione, io nel 98 ho vinto il premio qualità e cortesia dell'autorivenditore. Mica pizze fichi. Stop. Neruda, non vogliamo favolette brasiliane. È no, un momento no, no, non c'entrano le favolette. Qua c'è un grande gioco che si fa in Brasile, che si chiama tra moglie e marito. Non mettere il dedo. Vedi che non sei così ignorante. Se io lo ammazzo, tu me ne porti le arance in carcere? No, che ti fanno acidità, amore. Giusto. Il gioco com'è, scusa? Allora, funziona così. Okay. Vi darò due foglietti e voi dovrete scrivere la risposta alle domande che farò e così vedremo se Emilio conosce davvero bene Giorgia. Visto? Okay. È una cazzata. Un giorno un asinello... Fai subito la prima domanda. Qual è il colore preferito di Giorgia? La so. Non copiate? No. Attenzione. Allora, Giorgia dice blu, invece Emilio, blu anche lui. Bravissimi. Ma adesso hai indovinato. Hai visto, Pisi? Lo sapevi. Detto, io... Bello. Allora, qual è il cantante preferito di Giorgia? Ok, vai. Non copiare, Certo. Attenzione, vediamo. Giorgia dice... Sting, invece Emilio, Sting anche lui, no, ma guarda, ma no, ma no. Che brave. Ma che bravo che sei, ma come fai a saperlo? Ma amore, ti capisco, capito? Ma bello, bello. No, niente da fare, non riuscirò mai a prendere la patente. Poi con tutti questi cartelli, questi segnali stradali, ma come si fa a riconoscerli tutti, dai? Beh, vedi, un'attenta analisi psicoanalitica direbbe che tu non riesci a riconoscere i cartelli stradali perché non vuoi omologarti alle regole che questa società vuole importi. Ah, ma va? Ma certo, non riconoscere i segnali significa voler far di testa propria e giustamente non voler farsi sottomettere. Ed è sbagliato? Al contrario, rifiutare la regola è un'eccezionale affermazione della propria personalità. Ci sono dei segnali grandi quanto la facciata di un palazzo. Ma lo sai quanto ci ho messo a parcheggiare? Un'ora, anzi più di un'ora. Lo sai perché? Perché c'era il tuo scooter al posto delle auto. Ma dico io, ci sta un cartello grande così scritto auto e un cartello altrettanto grande scritto moto. Quando è che impari a leggere questa segnaletica così che tu possa mettere lo scooter al posto delle moto e io l'auto al posto delle auto? Ah sì, Ah sì, Io me ne frego dei cartelli, sai, io ho una personalità. Io! Al diavolo, tu e tutti i cartelli di questo mondo. Io. Ciao Emilio. Ciao Marica. Oddio, scusa, pensavo fossi il frigorifero. Certo. Incredibile, amici! Se Emilio risponderà giusto a questa domanda, farà in plan 10 su 10. Siete pronti? Sì. Allora, cosa sogna più spesso Giorgia? Voglio vedere, attenzione. Ma è incredibile davvero, ma siete fantastici, tutti e due il mare, amici. No!
Andiamo a casa, c'è il letto da rifare. No, l'ho rifatto stamattina. Ma vorrà dire che lo rifarà un'altra volta, no? Cioè, tu dici che nel frattempo si può disfare? Sì, esatto. E vai! Risposta esatta! Amici, ciao. I campioni del mondo, ciao, sono costretti a salutarvi. Amore. Non per poco, mi auguro. Arrivo! Ciao agli innamorati. Non so perché tu l'abbia fatto, ma devo dirti grazie e non sai quanto mi costa. Grazie. Ma grazie. Io lo so. Sai, devo cambiare la macchina e un sconto molto gradito sarebbe davvero... Altruismo brasileiro, eh? La mia risposta è no. 30%. 3%. 40%. 5%. Giorgia! Arrivo, amore! Va bene il 40%, ma come optional nel cruscotto ti metto un cobra. Apri gli occhi, Joao. Infatti noi ci siamo fatti un nome perché il nostro è usato garantito. Non so se... Siccome ne ho sentite tante, sa, addirittura azzerano il conto a chilometri. Non lo dica a me. Infatti questo è il motivo per cui noi della Sympathicar, Sympathicar, non so se ha sentito il jingle, e trattiamo soltanto usato sicuro. Amore! Ciao! Come va? Ciao, scusi, finisco... Finisco col Salve. Signore e ti raggiungo in ufficio, va bene? Oh, sì. Okay. Vieni, scusi. Dopo? Sì, dopo, grazie. Okay. Le dicevo, è una macchina fantastica, anche il vecchio proprietario poi ci teneva tanto, infatti anche lui nei posteggi. Ma questa è l'auto di Guido! Sì, Giorgia, ti raggiungo in ufficio. Ma no! Grazie. Ecco, ci teneva, non c'ha proprio un graffio, neanche se può notare. Ma qui era tutta cartocciata, amore, era quella incidentata, sì. Vero? Sì! È una povera pazza, perché ha no, vabbè, ma sembra nuovissima! Ha delle visioni. È venuta benissimo, siete troppo bravi, c'ha dei problemi, noi tentiamo di aiutarla, ogni tanto viene in concessionaria, a volte le diamo dei soldi, altre volte una macchina. Arrivederci, tante grazie. Cose, grazie e saluti in famiglia. Pazzesco, quella! Ma com'è bella? Bella però, eh. Una parola ha detto. Cosa? No, stavo leggendo che in America hanno fatto questo studio scientifico su 1000 uomini e 1000 donne che soffrono di insonnia e sembra che hanno scoperto che cioè, come terapia fare moltissimo sesso proprio aiuta a prendere sonno. Naso, vuoi fare l'amore? No, 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 amore. No, no, proprio stasera no. Che mi è venuta sonno, va forte proprio mentre leggiamo, anzi, buonanotte Cicci, domani perché c'è una giornata tremenda. Buonanotte. Buonanotte. Naso? Eh? Ti posso dire una cosa? Non puoi aspettare domani, c'ho proprio un sonno che mi è salito forte. Ma lo sai che sei proprio scemo? Perché? Se vuoi fare l'amore, dillo. Io? Basta che lo dici, sì. No, no, proprio mi è venuto una cosa di... No, 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 no. Basta che lo dici, amore, no. Si vede che hai voglia. Ma, no, adesso non cambiamo le carte. No, 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 va bene, va bene. Facciamo l'amore, facciamo l'amore. Facciamo l'amore. Però io veramente c'avevo sonno prima, eh? Certo. Non mica... Ti diverti, eh? Ma guarda che fichissimo! Sì! Guarda. Bravo! Grazie! Ma qui da un telefono? Sì. Giorgia! Ma chi è questo cretino che si porta a fare free climbing il telefono dietro? Giorgia, è il mio telefono. Riesci a prenderlo? Ma stai scherzando! Ce l'ho qua nella tasca, dai. Sei deficiente. Brava, tienilo, ma eh! Porca miseria, ma... L'hai preso? To! Brava! Ma voglio proprio vedere chi è adesso, ma porca... È il capo della concessionaria. Shh. Pronto? Sì! No, 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 non disturba, per carità. Non disturba? Per carità, non disturba. Ero qua a casa. Sto studiando il listino prezzi delle ultime berline.
Ora ti sputo. No, no, non dice... Non dicevo a lei! Sì, vuole voler sapere? L'ultima berlina? Sì, senz'altro. No, vado a memoria. 23.270. Non lo dicevo a lei!